Maxwell Acosti. Maxwell, che è successo a questa Juve Stabia? Casa con il Novara sembrava una squadra che mentalmente non era in campo. No, ci è mancato qualcosa sicuramente sabato, non abbiamo giocato come abbiamo giocato a Varese. Ci è mancato la cattiveria, ci è mancato l'impazzatura. Sì, l'arrabbiatura. Quindi abbiamo perso con una buona squadra, però anche noi siamo una buona squadra. Loro hanno messo qualcosa in più, per quello sono riusciti a vincere. È una brutta sconfitta, però non ci buttiamo giù, ragioniamo partita dopo partita e speriamo di alzare subito contro Varese. Si può parlare di un pizzico di presunzione, perché ogni qualvolta l'ambiente comincia a parlare di playoff o comunque di promozione, la Juve Stabia poi stecca la partita successiva? Forse è meglio se stiamo tutti zitti a pedalare, perché questa non è la prima volta, forse è la terza volta che ogni volta che andiamo su cominciamo a parlare di playoff e prendiamo una bastonata. Forse dobbiamo stare zitti tutti e pensare a giocare, a fare bene e a fare risultati. A Varese affrontate una grande squadra, che sfida ti aspetti? Aspettiamo una gara difficile, perché loro giocano molto bene in casa, anche fuori casa. È una squadra costruita per vincere, e quindi aspettiamo una partita importante, è una bella partita, è una partita delicata. Dobbiamo affrontare con il miglior modo, così possiamo vincere. A Varese c'è una curiosità, un particolare. C'è un certo Duomadi che era vicino alla Juve Stabia, poi tutti sanno che non è arrivato il calciatore, ma sei arrivato tu. Ecco, c'hai la voglia proprio per dimostrare di essere superiore al calciatore e di proprietà del Varese? No, io stimo molto Odu, lo conosco bene. Non ho potuto venire, peccato per lui. Io sono qua... Qualcosa si è perso, praticamente. Sì, qualcosa ha perso sicuramente, perché qua siamo una bella squadra, al di là che siamo anche un buon gruppo. Sabato vado a giocare la mia partita come ho sempre fatto, sperare di dare qualcosa a questa squadra. Max, solo una curiosità, ieri è terminata la Coppa d'Africa, ti ha deluso un po' il tuo Ghana e magari speri di poter giocarla tra due anni? No, sinceramente non mi ha deluso, perché la squadra che aveva portato non era la migliore che potevamo portare. Mi dispiaceva un po', perché aspettavo qualcosa in più da quelli che hanno fatto, però purtroppo è andato così, va bene così. Faccio gli auguri a Jerry, che ha vinto in Nigeria.